Vedete? Noi sì. Vediamo. Quindi hai già lanciato il brodo. Buonasera, Michela ha lanciato il webinar. Sì. Buonasera a tutti. D'altra parte sono le 15:01, siamo assolutamente puntuali. Le slide si vedono benissimo, quindi perfetto. Se le metti in full screen mentre parliamo, Michela, lo potrei fare. Do intanto il benvenuto a tutti i partecipanti che man mano si stanno collegando e do il benvenuto e ringrazio Lucio Miranda e Michela Parmigiani di Export USA che molti di voi hanno già, ecco, già si vedono le slide, basta solo che le metti in full screen. Molti di voi che ci seguono ormai fedelmente, questo è il quarto appuntamento che organizziamo come Sicindustria Enterprise Europe Network insieme ai nostri partner di Export USA. È già benissimo, si vede tutto a posto, Michela. È già abbiamo iniziato questo bellissimo percorso, l'abbiamo iniziato a marzo. Parlando proprio del contesto economico degli Stati Uniti, abbiamo proseguito proprio con una giornata dedicata al perché aprire una società negli Stati Uniti, quali sono i vantaggi, quali sono le opportunità, anche con un confronto rispetto alla situazione italiana. Il 1 aprile abbiamo fatto questa giornata molto interattiva con i partecipanti dedicata al lavoro negli Stati Uniti e quindi tutto quello che c'è da sapere sui visti, come lavorare, sulle polizze assicurative e tutto questo. E oggi invece ci dedichiamo a una parte fondamentale che è quella dedicata agli aspetti fiscali e doganali. Io do anche il benvenuto ad un nuovo ospite che però si ripresenterà nel corso del nostro ciclo, Simone Del Nevo, benvenuto Grazie. dello studio Del Nevo. E vi lascio immediatamente la parola ricordandovi che questo ciclo durerà fino a giugno perché vi stiamo accompagnando in un percorso completo sulla conoscenza del come si fa business negli Stati Uniti, anzi aggiungeremo un modulo in più il 24 giugno su un tema che sarà molto caro, ma questo ve lo diremo più avanti. E vi ricordo che le domande le potrete inserire nell'apposita sezione domande del vostro pannello di controllo. Il webinar è registrato, come avete visto, e sarà disponibile come tutti gli altri webinar nel nostro canale di Sicindustria. Le slide vi saranno inviate alla fine dell'incontro. Quindi buona continuazione, io sono qua sullo sfondo e faremo insieme a Michela Parmegiani un poco da moderatrici quando arriveranno le domande. Prego Simone, prego Lucio. Grazie. Allora, buon pomeriggio a tutti da parte mia. Come d'accordo con Lucio, oggi inizio io a introdurre gli argomenti, nella speranza poi di poter avere un dibattito con Lucio e con i partecipanti su quelle che sono queste dinamiche, dei flussi, soprattutto export verso, gli Stati Uniti. L'idea che è venuta insieme a Export USA da qualche tempo è proprio di fare questi webinar per cercare di dare qualche spunto, qualche materiale di ragionamento per le aziende che si rivolgono a questo mercato americano, che come sappiamo è certamente un mercato di riferimento per molte aziende italiane. Chiaro che io mi occupo della parte italiana, Lucio si occupa del lato Stati Uniti, perché come ben sappiamo, ogni volta che un'azienda affronta un mercato estero, ogni volta che deve esportare, come diciamo noi tecnicamente, una merce, deve affrontare certamente delle tematiche sia per completare documenti corretti nel rispetto di quelle che possono essere le normative unionali, le normative dell'Unione Europea che permettono di far uscire correttamente le merci dal territorio regionale, sia nel contempo predisporre già i documenti necessari per affrontare poi quelle che sono le problematiche legate all'ingresso sul territorio americano. La difficoltà di ogni esportatore
proprio quella, no? Paese che vai, legge che trovi. Questo purtroppo è veramente una delle difficoltà, perché esportare lo stesso identico prodotto negli Stati Uniti, in Cina o in Svizzera non è la stessa cosa. I documenti non sono gli stessi, le certificazioni, le dichiarazioni, le autorizzazioni possono differire sicuramente in maniera anche significativa. È chiaro che poi ci sono alcuni documenti che accomunano tutti, alcuni concetti sono comuni per ogni tipo di esportazione. Noi potremmo ad esempio affermare che non c'è export senza fattura, cioè senza fattura io non vado da nessuna parte. La fattura diventa un documento essenziale, talmente essenziale al punto tale che noi siamo costretti ormai a fare fatture immediate e accompagnatorie, cioè quando passo con le merci in dogana mi chiedono subito il valore dei beni. Qual è il documento per eccellenza da cui si può trarre il valore dei beni? La fattura. Quindi la dogana ormai ci ha costretto in qualche modo a mettere fatture immediate e accompagnatorie. In alcuni casi, in alcuni frangenti, siamo addirittura inventati le fatture pro forma, no? Pur di dover dichiarare un valore in dogana, facciamo questi documenti che fiscalmente non esistono, ma che possono tornare comodi doganalmente per dichiarare il valore dei beni. È chiaro che se volessimo un attimo ragionare, no? Su quelli che possono essere gli elementi che contraddistinguono in qualche modo una fattura di export, beh, qui potremmo già fare dei ragionamenti poi che coinvolgono certamente anche il lato Stati Uniti, ma che ci scrivo in una fattura di export? Quali sono gli elementi minimali che devo scrivere in una fattura di export? Evidente che un'azienda italiana deve conoscere la normativa italiana, perché ci sono alcuni adempimenti di carattere squisitamente fiscale che devo conoscere: natura, qualità, quantità, non imponibilità IVA. Sono tutti requisiti che ci impone il fisco italiano in qualche modo di doverli inserire in queste fatture. Altri elementi nascono da esigenze di commercio internazionale. L'Incoterm, ci scrivo Ex Works, ci scrivo FOBO, ci scrivo CPT. Che cosa ci scrivo? Non ci scrivo DDP, o meglio, poi ragioneremo con Lucio quanto sia delicato scrivere DDP in una fornitura proprio verso gli Stati Uniti, ma ce lo devo scrivere questo Incoterm? Ma se facciamo la domanda nel senso di un must all'inglese, no? Con un dovere, forse no, poi se opportuno, assolutamente sì. Considerato che tutti questi nostri dati che noi inseriremo nella fattura si rifletteranno inevitabilmente in quel documento doganale che noi volgarmente chiamiamo bolletta doganale, quel documento che si chiama, dal punto di vista della nostra normativa, DAU, documento amministrativo unico, la dichiarazione doganale, la dichiarazione con cui l'azienda manifesta la volontà di voler esportare le merci. Ma l'Incoterm mi serve? Sì. La voce doganale del prodotto mi serve? Sì. Mi serve per uscire? Ma vedremo, mi serve molto anche per entrare a destino. Questi sono tutti elementi che saranno indispensabili sia per compilare correttamente, no, una dichiarazione doganale di uscita dall'Unione Europea e una dichiarazione doganale che sarà analoga, ma da ricompilare ex novo nella fase di import a destino. Con Lucio abbiamo fatto anche dei lavori insieme ormai su quello che sono i sistemi di classificazione delle voci doganali, perché sono degli elementi imprescindibili, indispensabili. Cambi la voce doganale, cambia tutto. Per un'azienda che lavora con l'estero, io dico che la voce doganale, se vogliamo per un attimo focalizzare l'attenzione su questo argomento, è uno degli elementi imprescindibili. Io che faccio questo mestiere purtroppo da 25 anni, devo dire che ne ho visti di tutti i colori, ma aziende che pur lavorando con una buonissima vocazione estera non mi sanno dire le voci doganali. Ma che voci doganali usate? Ah, non lo so. Come l'avete pensate? Come l'avete studiate? Ah, non lo so, sono 50 anni che sono sul mercato, ho sempre usato quelle, poi vado avanti con quelle. Ma avete detto che sono sbagliate? No, nessuno mi ha detto che sono sbagliate, quindi sono giuste. Sì, ma chi la pensate? Chi la studiate? Che strumenti avete adottato per definire correttamente la voce doganale? Ah, non lo sappiamo. Qui il tema, secondo me, di molte aziende italiane è che le voci doganali si tramandano di generazione in generazione. Cioè, il nonno del fondatore dell'azienda l'ha pensata, nessuno dice che è sbagliata e quindi si va avanti sempre con quelli. Però, insomma, per me non è questo il modo di lavorare corretto, perché una voce doganale mi condiziona sulle licenze di export, su quindi tutto il mondo delle autorizzazioni, sulle certificazioni, sulle dichiarazioni di libera esportazione, sull'origine delle merci, preferenziali, non preferenziali, tutto un mondo che ruota intorno a quel codice apparentemente innocuo, che è tutto tranne che innocuo. Quindi diciamo che per me le aziende già solo su questo punto dovrebbero porre un'attenzione di ben altro livello rispetto a quello che è lo status attuale, no? Con cui si lavora nella definizione di questo dato. E qui mi rammarico del fatto che in maniera provocatoria potrei chiedere in teoria ai partecipanti, ma allora magari ci sono aziende, no, anche di livello, no? Aziende SPA, aziende certificate, aziende con tutte le certificazioni del mondo, potrei chiedere loro, visto che avete le procedure, amate il mondo delle procedure,
mi fate vedere una procedura con cui definite una voce doganale. Io sono sicuro, quasi sicuro, che nessuno mi sappia mettere nero su bianco la procedura con cui aziendalmente si definisce la voce doganale. Nasce un prodotto nuovo, chi la definisce la voce doganale? C'è un ufficio voci doganali? Ma secondo me no. Ma se anche ci fosse, chi è la vittima delle voci doganali in azienda? Perché poi chiaramente non troveremo mai il volontario, sarà un gioco l'unico che non riesce a fare un passo indietro diventa il volontario per definire le voci doganali. Ma chi Bella, bella definisce? filosofica. Che poi avrai i tuoi risvolti. Passo indietro diventa il responsabile del bello. Perché purtroppo la vedo proprio così io nelle realtà aziendali, non c'è mai il volontario, c'è solo quello che non riesce a dire di no, degli altri, e si trova il premio aziendale come responsabile delle voci doganali. Però le voci doganali sono frutto di uno studio con degli strumenti tecnici che per esistere esistono, poi l'azienda non li conosce, questo è un altro gioco, no? Però il tema che poi può diventare anche un filo conduttore, no? Tra noi e gli Stati Uniti nella chiacchierata di oggi può essere proprio questa voce doganale, nel senso che anche se l'azienda si mette di impegno, la studia, la individua, cosa può fare un'azienda italiana? Individuare la voce doganale dell'Unione Europea, quel dato che gli serve secondo i criteri stabiliti dall'Unione Europea per definire il prodotto da dichiarare nella nostra bolletta doganale di Expo, nella casella 33 di quello che noi definiamo il DAO. La bolletta doganale è un campo obbligatorio, imprescindibile, e va indicata secondo i criteri dettati dall'Unione Europea, secondo i regolamenti dell'Unione Europea. Quindi è chiaro che la pensiamo, la studiamo, la indichiamo, la dichiariamo correttamente in dogana, la comunichiamo forse anche al nostro cliente importatore americano, il quale con nostro stupore potrebbe anche dirmi a un certo punto: guarda che non esiste quella voce doganale come me l'hai comunicata. E qualcuno rimane spiazzato da questa informazione: come non esiste? Mi sono messo qui, l'ho studiata con tutti i consulenti del mondo. È vero che non esiste negli Stati Uniti, perché nella sua formulazione a 8 caratteri, qual è, no, la voce doganale che contraddistingue il nostro export, nel panorama mondo non trova un riscontro, un eguale riscontro, perché in un panorama mondo le voci doganali sono uguali nelle prime 6 cifre, ma la riclassificazione poi del prodotto viene fatta secondo criteri locali di ogni paese del mondo, Stati Uniti compresi. Per cui è evidente che se noi volessimo, no, definire le voci doganali in uso nel sistema americano, no, per consentire invece quella che è il secondo step, la seconda fase, l'importazione, dovremmo essere in grado di studiare i criteri di definizione di una voce doganale negli Stati Uniti. E qui Lucio ci può spiegare quanto possa essere diverso anche il sistema, la metodologia che viene usata negli Stati Uniti, perché noi qui abbiamo un regolamento comunitario, abbiamo le note esplicative, abbiamo la possibilità di chiedere un ITV, un'informazione tariffaria vincolante, cioè una domanda ufficiale alla dogana per chiedere se la voce doganale che abbiamo pensato, studiata in quel momento, ce la confermano come buona in maniera vincolante per il richiedente, ma soprattutto vincolante per tutti i doganieri dell'Unione Europea. E questo può darci delle certezze in un mondo di grandissime incertezze, qual è quello di attribuzione delle voci doganali. Invece so che negli Stati Uniti, insomma, c'è qualche strumento un po' da vedere che è diverso. Sì, il problema della voce doganale per gli Stati Uniti è dato dal fatto che questo sistema, diciamocelo Simone, non ce lo siamo mai detti, ma ce lo possiamo dire oggi, questo sistema delle classificazioni doganali è un sistema medievale, un sistema Sì, da sì. età della pietra, perché pretende di riclassificare in voci cristallizzate una realtà che ogni giorno cambia, soprattutto adesso, che in questi ultimi anni dove la tecnologia sta facendo passi da gigante, no? E quindi ecco che classificare tutta la produzione umana diventa un problema. E quindi il problema vero è quello di come un certo bene viene definito in Europa, come viene definito in America, perché se è definito in maniera differente, ecco che la classificazione diventa differente, il codice diventa differente, i dazi cambiano, eccetera, eccetera, eccetera. E questo è tanto più vero quanto più estrema è lo sviluppo tecnologico come stiamo vivendo adesso. Quindi, come diceva Simone, quando approcciate l'operazione export, i codici doganali europei lasciano veramente il tempo che trovano. E come di consueto, noi partiamo con questo webinar dando un'immagine, una fotografia dell'economia americana pre-Covid, che è questa qua.
un'economia che vale 10 volte gli Stati Uniti, il cui PIL è al 70% orientato ai consumi, quindi molto orientato per traslazione all'export italiano e all'import americano, e quindi situazione fantastica per chi vuole incominciare a lavorare negli Stati Uniti. Inflazione bassa, troppo bassa, direbbe la Fed, tasso di disoccupazione che un attimo prima del Covid è arrivato al 3,4%. Poi arriva il Covid e tutto quanto crolla. Gli Stati Uniti però sono stati un po' degli elefanti sul piano sanitario, ma sono stati agili come una gazzella sul piano degli aiuti economici. E infatti l'anno scorso, nei 3 mesi, febbraio, marzo, aprile, del 2020, sono riusciti a disegnare, discutere, approvare e mettere in atto un piano di aiuti da 2.700 miliardi, che è più o meno pari, un pochino di più, al PIL, all'intero PIL italiano. Il tutto è stato replicato quest'anno perché a marzo ne hanno rilanciato un altro, 1.900 miliardi. Entrambi i piani sono fatti da un misto di aiuti alle aziende e aiuti ai privati. E quindi noi iniziamo sempre con questa slide così un po' ottimista, no? Che suona la carica dei bersaglieri. Però devo dire che ultimamente la realtà ha superato questa fantasia delle nostre slide, perché siamo andati al di là di quello che pensavamo. Tre grossi calibri, come l'amministratore delegato di JP Morgan, Jamie Dimon, come il governatore della Fed, Jerome Powell, e l'ufficio studi di Goldman Sachs, prevedono tutti e tre, quasi all'unisono, prevedono che l'economia americana è di fronte, sta per testimoniare un boom economico al di là di quello previsto fino ad oggi, per i prossimi 3 anni, 2021, 2022 e 2023. Addirittura i dati di crescita, di previsione di crescita del PIL americano sono al 6,5%, quindi più alti addirittura di quelli previsti per la Cina, che sono del 6%. Inutile dire che il piano vaccinale americano è alle stelle, è addirittura 3 settimane in anticipo, e il numero dei morti giornalieri da Covid è in netto calo da ormai un mese, e da ieri anche il numero delle infezioni giornaliere, dei nuovi infettati, sta scendendo. In America tutti gli adulti adesso possono essere vaccinati, quindi non ci sono più limiti di età, chiunque può essere vaccinato. Per cui chi non si vaccina in America è perché non vuole vaccinarsi, perché i vaccini sono disponibili ovunque, addirittura potendo scegliere tra Johnson & Johnson, Pfizer e Moderna, come al ristorante, uno sceglie il vaccino che più gli piace. Pochi minuti fa sono usciti i dati dei richiedenti i sussidi di disoccupazione, e questi sono scesi ancora. Il mercato azionario è ai massimi, anche il mercato del petrolio, dei future del petrolio, è schizzato in seguito all'ultimo annuncio delle richieste di sussidi di disoccupazione. Le criptovalute sono anche queste in una corsa forsennata al rialzo. Insomma, le previsioni sul mercato americano stanno andando addirittura al di là, in senso ottimistico, al di là di quello che si pensava fino a poche settimane fa. E quindi il nostro consiglio, il nostro suggerimento è quello di prepararsi adesso per cogliere le opportunità del mercato americano. In particolare, con l'avvento dell'amministrazione Biden è cambiato l'approccio all'intervento dello Stato nell'economia. Mentre con Trump c'è stato un intervento sul monetario e sul fiscale, quindi si è ridotta la tassazione, ma poi di fatto è stato lasciato libero il mercato di allocare le risorse. Qui adesso con Trump noi siamo passati in una fase molto più keynesiana, dove l'intervento diretto dello Stato prevede degli investimenti
segnati e programmati, quindi non lascia nulla al caso. In particolare l'amministrazione Biden sta lanciando due filoni di investimento, uno per il rinnovo dell'infrastruttura americana, porti, aeroporti, stadi, oleodotti, ponti, sistemi radar e quant'altro, e l'altro è invece un filone di investimenti che si rivolge all'economia green, quindi al passaggio all'economia green, e quindi prevede di investire in tutte le tecnologie, tutte, veramente tutte, tutte quelle tecnologie che possono aiutare la sostenibilità e la riduzione delle emissioni di carbon fossile. Il discorso dell'economia green io lo vedrei attraverso le lenti non tanto politiche o morali o quant'altro, ma attraverso le lenti della geopolitica, perché in questo modo comprendiamo il fatto che questo tipo di investimenti siano qua per rimanere. Tornando un attimo al discorso un pochino più legato alle tecnicalità, dei tecnicismi dell'esportazione, il mercato americano è un mercato DDP, sempre più DDP. DDP, Delivery Duty Paid. In pratica l'americano vuole che tu gli spedisci la merce e lui proprio non vuole pensieri, perché con il DDP, con l'Incoterm, con il termine di ESA DDP, tu che spedisci ti occupi della spedizione, dello sdoganamento, della pratica di sdoganamento, del pagamento dei dazi, dell'inoltro a destino. Il mercato italiano invece è un mercato più ex works, no? Nel senso, È l'esatto opposto. Allora, io provo a buttare lì una certezza e un'ipotesi. Poi tu magari mi dici dell'ipotesi. La certezza è sul DDP. Perché l'America ama il DDP? L'amore dell'America per il DDP trova le sue radici nella differenza tra i sistemi legali italiani, nei sistemi giuridici legali europei, italiani e americani e americano. In America c'è un sistema normativo che non ha i codici e si basa invece, il diritto viene fatto invece attraverso le decisioni del giudice. Queste decisioni si accumulano nel tempo e in questo modo la legge è sempre molto, molto aderente alla realtà economica con cui si ha a che fare. Il problema qual è? Che essendo le decisioni dei giudici decine di migliaia all'anno, se tu non sei uno specialista che fa questo di mestiere, tu non sai mai esattamente come girano le cose e quali sono i tuoi limiti o ambiti di responsabilità. Per cui, operando con gli americani, vedrete che il più possibile cercheranno sempre di rimanere legati soltanto ai loro ambiti di competenza, conoscenza e di comfort, e siccome non sono abituati a importare, o comunque se nelle operazioni import si sono sempre appoggiati a un qualcuno che fa da importatore, ecco che loro vogliono il DDP, perché con il DDP tu eviti tutti i rischi, perché sono a carico della controparte. Il rischio di quant'è il dazio, lo hai calcolato bene o hai calcolato male, ti bloccano le robe in dogana oppure no, sono tutti problemi di chi spedisce. Siccome loro non se ne intendono e non vogliono assumersi o entrare in un ambito di responsabilità che non conoscono, eccolo che voglio il DDP. Perché gli americani amano l'ex works? E qui entra la mia ipotesi, Simone, dove poi voglio il conforto della tua saggezza. Sì. Siccome l'ex works, l'italiano ama l'ex works perché il sistema produttivo italiano è un sistema orientato al prodotto, è un sistema orientato al prodotto, non al mercato. Quindi io italiano produco, non mi interessa o comunque non mi occupo troppo della comunicazione, della pubblicità, della vendita, del piazzamento. Vendo, tu vuoi le mie cose, guarda, io le ho qua, le vendo, ma non voglio sapere nient'altro, e quindi te le vendo ex works, senza occuparmi di altri tipi di attività. Tu come la vedi? Ti potrei dire che le motivazioni per cui storicamente si stimava a un certo punto all'80% delle aziende italiane in resa ex works di default, che poi con gli anni si è un po' ridotta questa forbice, si parla ormai di un 60% di aziende italiane ancora che vendono ex works, secondo me ha radici lontane anche quelle.
Una radice può essere simile agli Stati Uniti, nel senso che la Research Works fa illudere l'azienda italiana di non avere questioni doganali da dover affrontare, perché una lettura letterale degli Incoterm, la Research Works, il venditore, dice: io non mi occupo neanche delle formalità doganali di export. Questa però per me è un'illusione pura, nella misura in cui, se è vero che l'Incoterm, la Research Works, mi dice che io posso disinteressarmi delle formalità doganali, è anche vero che il codice doganale, perché noi i codici ce li abbiamo come, il codice doganale dell'Unione Europea, il regolamento 952 del 2013, di fatto vieta di intestare una bolletta doganale a un extracomunitario. E quindi allora qui diventa un'illusione. Da un lato dico Vendex Works per non interessarmi la bolletta doganale, dall'altro, quando il dichiarante doganale si trova a dover compilare quella dichiarazione doganale, leggendo il codice dice: ma chi c'è qui nella transazione? L'italiano e l'americano? L'americano non ce lo posso mettere come esportatore in bolletta doganale, ma chi ci metto? L'italiano. Quindi questo diventa il vero boomerang, nella misura in cui un italiano vedendo Ex Works, da un lato dice: me ne frego l'operazione doganale, dall'altro lato in realtà poi scopre che la bolla doganale viene comunque a lui intestata, e se è a lui intestata ne risponde totalmente del contenuto. Ma allora a queste condizioni questa Research Works è vincente? Ma secondo me no, perché io divento passivo sul gioco dell'operazione doganale, che subisco in quanto il documento viene generato da un non so chi, cioè uno spedizioniere scelto dall'acquirente in questa Research Works, che può essere bravissimo, meno bravo, ma in ogni caso compila i documenti sotto la mia giurisdizione, sotto la mia ovviamente responsabilità. Quindi questo per me è un'illusione pura, ma io più volte mi sono scontrato con aziende italiane che dicono: no, io vendo Ex Works perché non voglio interessarmi di questioni doganali. No, peggio, così tu finisci dentro al gioco doganale inconsapevolmente, e poi avrai tutte quelle problematiche che sono note a chi è sul campo, di inseguimento di bolle doganali che devono tornare, MRN che si devono chiudere, prove dell'export che non ci sono, risvolti IVA, no? Che devo supportare, perché se ho fatture non imponibili articolo 8, poi questa bolla doganale ce la devo avere, le prove di aver esportato ce le devo avere, se non ce l'ho, rischio l'IVA, rischio sanzione da 1 o 2 volte l'IVA. Cioè, c'è tutto un riflesso pesantissimo per l'azienda che si espone, no? Da questo punto di vista. Questo per me è un prima illusione, io la definisco un'illusione pura. Poi, se invece c'è un'altra motivazione storica, che risiede molto nel fatto che spesso, almeno non posso generalizzare, posso dire solo spesso, molti commerciali italiani effettivamente non hanno una vera cultura del mondo dei trasporti. Perché il mondo dei trasporti è comunque un mondo articolato, perché si fa presto, da un lato, dire vendo DAP, CPT, New York, però poi la merce la devo portare a New York, e per portarla devo trovare il trasportatore bravo, quello economico, quello che mi faccia arrivare la merce puntuale, senza danni. E per un commerciale che non ha una cultura di trasporti, subire una quotazione di uno spedizioniere che mi fa mettere numeri nero su bianco di quanto costa arrivare a New York, bisogna saperla leggere la fattura di uno spedizioniere. E in aziende, tessuto industriale italiano medio-piccolo, perché mediamente non parliamo di colossi di aziende italiane, non c'è neanche la cultura di saper leggere un'offerta di uno spedizioniere. E quindi a volte l'azienda è spaventata, dice: ma alla fine, ma quanto mi costa portare io con il mio spedizioniere la merce? Non lo so. Allora mi spavento e dico: ma com'era la Research Works in cui me ne fregavo di quanto costava andare a New York, che pagava tutto l'acquirente? Questa è un'altra dinamica pazzesca che ci sono nelle aziende italiane. Dico: allora io mi disinteresso, costi quel che costi, è un problema dell'acquirente, rimango ancorato alla mia Research Works, me ne frego se il trasporto costa 1000 euro, 1200 o 900 euro, lo lascio volentieri in mano al cliente. Questa secondo me è una mancanza di cultura delle aziende italiane, che no, io tra l'altro ne faccio anche parte, la categoria degli spedizionieri, quindi non ne voglio parlare male. Però in parte c'è anche colpa degli spedizionieri, che negli anni, devo dire, si sono anche un po' approfittati delle aziende, di questa ignoranza, se vogliamo definirla tale, delle aziende, di questa incapacità, se vogliamo definirla in altro modo, delle aziende di leggere le offerte. Perché le aziende a volte si sono trovate con brutte sorprese, convinte di spendere X, alla fine spendevano sempre X più qualcosa. Cioè, questo più qualcosa non l'ho mica quotato al cliente, adesso chi me lo ridà sti soldi? Nessuno. Allora dico: non voglio sorprese, e via vendo Ex Works. È anche vero che per un commerciale un listino Ex Works, io vendo in tutto il mondo con il listino Ex Works, che devo vendere, no, dalla Sicilia a Milano, o dalla Sicilia negli Stati Uniti o in Australia, Ex Works è uguale il prezzo, non è che mi cambi la dinamica. Allora è facile, per me è una questione anche di semplicità, di facilità e di assenza dell'ufficio trasporti, la vedo in questo modo. Se non che poi a livello commerciale, se vuoi vendere in America, questi chiedono il prezzo di DP. E Esatto, che è quindi, proprio l'opposto. ho capito che tu glielo quoti Ex Works, ma all'americano non gli frega niente, lui vuole il DDP. Il E allora DDP
al suo interno una certa area di alea, no? Sì. Perché il prezzo di GDP, vabbè, da una parte devi capire qual è il dazio, ma non è questa l'alea. L'alea vera è che il GDP ovviamente dipende fortemente dai costi di trasporto, perché ovviamente l'incidenza dei costi di trasporto sarà una certa percentuale se spedisco un pallet, sarà una percentuale molto più bassa se spedisco un container. Certo, no, certo. Cosa succede? Che io magari dall'altra parte in America devo fare un prezzo alla cieca, perché io non so se fatto il prezzo la mia controparte compra un pallet, un cartone, un container, sì, o 100 container. Quindi come fare? D'altra parte io posso anche pararmi le terga quotando con il costo di spedizione di un pallet, ma se quoto il costo del mio prodotto includendo la spedizione pensando al pallet, vado fuori mercato, poi il mio prodotto non lo comprano. Se glielo quoto pensando alla spedizione di un 40 piedi open top magari, ecco che sì, il prezzo è buono, però poi a chi lo do sto container 40 piedi open top? La soluzione può stare in questa modalità qua. Innanzitutto è raro che in America ormai trovi gente che ti compra i container alla volta, perché questo è un po', vabbè, ovviamente dipende dal settore, dal prodotto, dai rapporti aziendali, eccetera, eccetera. Però all'indomani della crisi finanziaria di Lehman Brothers, gli importatori si sono tutti trasformati in distributori, hanno fatto il ragionamento che il rischio commerciale non se lo vogliono più prendere loro. Per cui cosa fanno? Non ordinano un container alla volta, ma magari ordinano un pallet alla volta. Quindi la soluzione quale può essere? La soluzione può essere quella di affittare uno spazio di magazzino in America, posteggiare lì un container. Perché un container? Perché abbiamo detto che è quello che minimizza l'incidenza dei costi di spedizione, e in quel modo lì si possono servire tanti clienti piccoli che mi comprano magari mezzo pallet o un pallet alla volta. Il cliente americano è abituato a pagarsi i costi di spedizione e handling, per cui a quel punto lì gli quoterete il prezzo landed USA costruito con la spedizione di un container che minimizza l'incidenza dei costi di spedizione, e glielo quoterete landed USA al posto dove avete il magazzino. Dopodiché il cliente sa che dal posto dove avete il magazzino alla sua location lui si deve pagare le spese di spedizione. E questa qui potrebbe essere un po' la soluzione a questo dilemma bicornuto di spedire il container, calcolo il GDP spedendo un container o calcolo il GDP spedendo un pallet, perché col pallet so che ci sto ma vado fuori prezzo, col container potrei non starci, anche se però poi il prezzo diventa buono. Certo, solo che qui quando andiamo a parlare, no, di un'azienda italiana che si passa dall'ex works al DDP, stiamo parlando di una rivoluzione epocale per un'azienda italiana, perché un'azienda che vende ex works non ha proprio questa cultura di gestire i trasporti, non ha una cultura doganale, fa fatica a gestire già solo quelle che sono gli adempimenti doganali per uscire dall'Unione Europea, perché in DDP il dramma, oltre che della spedizione, che abbiamo già detto evidentemente essere uno dei problemi principali, è che l'azienda sta dicendo all'americano: faccio tutto io, ti faccio l'operazione di export dall'Unione Europea, come per del resto per me è giusto che sia sempre, ma nell'export non è scontato che lo sia, ma addirittura nel DDP sto dicendo che le operazioni doganali di import in America ci penserò io italiano. Questo è un altro passaggio estremo, non banale, perché se è vero che l'americano ha paura della dogana americana, perché io italiano non devo aver paura della dogana americana? Questo. Guarda, hai ragione, il problema è culturale, nel senso che se un intero mercato funziona a DDP e tu vuoi vendere su quel mercato, ti devi attrezzare culturalmente e operativamente per vendere DDP, se vuoi vendere su quel mercato, se no puoi continuare in Turchia, in Cina, in Egitto. Il mondo è grande. No, dico, il mondo è grande, uno non deve andare per forza negli Stati Uniti, quindi però. No. Ma se vuoi vendere negli Stati Uniti, purtroppo le cose funzionano così. E quindi concordo totalmente con te nel dire che il fatto non è né economico né finanziario, ma è culturale. Quindi il fatto di attrezzarsi e prendere delle decisioni.
E Ex Works e DDP non è soltanto un modo diverso di calcolare i costi, se vogliamo, o di spedire una merce, ma ha delle implicazioni anche strategiche, perché come abbiamo appena detto, volendo minimizzare i costi di incidenza, l'incidenza dei costi di spedizione, vuol dire rivoluzionare il modo con cui ti approcci al mercato, perché devi prendere un magazzino, metterci lì la merce, occuparti delle spedizioni un pallet alla volta. Alla fine della fiera è molto più semplice di quello che uno possa pensare, perché tu da una parte e noi dall'altra riusciamo a risolvere anche operativamente tutte queste problematiche. Abbiamo il magazzino, abbiamo il dichiarante doganale in America, tu lo fai in Italia, noi ci ricordiamo, noi con te, per la classificazione doganale, il calcolo dei dazi, e quindi sì, ecco che è una cosa molto meno complicata. Tra l'altro, un altro elemento, un altro fattore importante qui è quello dell'avere una propria società in America. Perché? Perché se io voglio lavorare in DDP e spedire in DDP, cosa succede? Il dichiarante doganale americano chiederà. Allora, col DDP l'azienda italiana diventa l'importatrice di se stessa. Il dichiarante doganale americano, quindi, a quel punto chiede il numero fiscale americano per la società italiana ai fini dello sdoganamento. Se il dichiarante doganale americano sbaglia a chiedere il numero fiscale americano e lo chiede con la casellina barrata di default, che non è quella che riguarda l'importazione, la richiesta del numero fiscale per l'importazione delle merci, l'azienda italiana rischia di aprire di trovarsi con una succursale in America senza neanche saperlo, con tutto ciò che questo comporta. Sì. Ad esempio, uno su tutti, l'obbligo di fare la dichiarazione dei redditi a fine anno. Quindi attenzione a tutte queste piccole particolarità, perché poi alla fine fanno la differenza. Che dall'Italia si fa fatica a gestire e a comprendere, no? Queste dinamiche che vengono scatenate sul territorio americano. Dico, ma io ho solo venduto DDP, perché devo avere una stabile organizzazione in America? Uno se lo chiede, ma che è proprio necessario o non necessario? A volte quindi può essere dovuto a un banale errore, non nell'apertura di questa posizione, certo, richiesta. Certo. Senza contare che a livello commerciale avere una propria società in America aiuta molto nei rapporti appunto commerciali, perché mette l'americano tranquillo sul fatto che chi lo fornisce comunque risponde agli stessi profili di responsabilità legale di lui che compra, e quindi sì, questo è non poco. E poi ci sono due vantaggi fiscali non da poco. Innanzitutto, con una società in America, tutto quello che vendete in America, il reddito prodotto in America viene tassato al 21%, e quindi è un tasso sostanzialmente più basso che non in Italia. Dopodiché i dividendi che la succursale americana paga alla società, alla casa madre italiana, sono esenti da tassazione in Italia al 95%, che anche quello non è una bruttissima notizia. No, con le tasse che abbiamo noi in Italia sicuramente può diventare allettante per molti. Infatti, volevo condividere con te, Simone, un piccolo aneddoto che tu, sono sicuro, apprezzerai moltissimo essendo del settore, e che illustra in maniera altrettanto chiara come funziona il sistema legale americano. Allora, da decenni, da sempre, esiste questa norma doganale americana che si chiama della prima vendita, la first sales rule. La first sales rule cosa dice? Quando tu importi in America, tu in fattura puoi mettere non il prezzo con cui tu esporti, ma il prezzo con cui tu, parte esportatrice, non il prezzo con cui la parte esportatrice ha comprato magari dal distributore, ma il prezzo con cui il distributore ha comprato dal produttore. E sì, quindi ovviamente i dazi sono molto più bassi, perché vengono calcolati su una base estremamente più bassa. Perché se io compro da un distributore a 100, è molto probabile che il distributore abbia comprato dal produttore a 50. Quindi, certo, riuscire a calcolare i miei dazi su 50 invece che su 100, insomma, me li abbatte della metà, che non è poco. Soprattutto se importo dalla Cina, adesso che siamo in una situazione di dazi compensativi in America, per tutto ciò che è importato dalla Cina. Quindi questa regola è molto importante per chi
importa in America spedendo dalla Cina, o comunque per chi importa in America merci il cui country of origin è la Cina. Questo è come ha funzionato da sempre, da decenni. Se non che un mesetto fa c'è stata una piccola sentenza che, tra le mille cose che diceva, diceva anche, buttava lì anche questa frasetta qua: la first sales rule non si applica in tutti i casi in cui la merce proviene da un sistema economico che non è considerato libero e imparziale dal punto di vista delle regole del gioco economico. E gli unici due paesi che in America le dogane americane ha iscritto nella lista dei cattivi in questo senso sono due: Vietnam e Cina. Capisci che se tu non sei sul pezzo, ma non ti accorgi, sta cosa qua ti sfugge alla grande, e quindi tu continui a importare nel retrocranio la regola della first sales rule. Arrivi in dogana e la dogana te la disattende, e quindi ti dice: il tuo distributore ha comprato a 50, tu hai messo 50 in fattura, ma sai che c'è, da un mese non è più così, perché una piccola sentenza, una piccola parte di una piccola sentenza ha detto il contrario, e quindi i dazi io non li calcolo più su 50 ma su 100. E immaginati l'americano che importa ex works. Ah beh sì, ci sono scenari, sì, indubbiamente pericolosissimi. Se l'americano importa DDP, ah certo, ha risolto brillantemente. Grande. E il problema qua è serio. Perché ti dico che questa cosa qua ho interpellato anche dei dichiaranti doganali. Se non sei un dichiarante doganale che lavora tutti i giorni con la Cina, questa cosa qua sfugge anche a te, dichiarante doganale. Ma sì, perché io non so adesso il dichiarante doganale americano come si possa anche lui informare, perché qui ci sono tutte sentenze, il dichiarante doganale deve essere un avvocato alla fine per arrivare ad avere queste informazioni precise e puntuali. Ma lì in America il dichiarante doganale, tra la realtà del mondo e il dichiarante doganale, c'è Simon of Nevo della situazione, che sono agenzie di questo tipo che ogni giorno fanno il lavoro dello scrutinio di tutte queste migliaia di decisioni, perché poi le decisioni vengono prese, siccome il diritto doganale è un diritto federale. Magari questa decisione l'ha pigliata un giudice del Montana, hai capito? Sì, che è lontano anni luce da dove siamo. Sì, non è che puoi dire, beh, io guardo le decisioni dello Stato di New York. Magari questo qua è un giudice, che ne so, di Cheyenne in Wyoming. Vai a capire. Quindi ci sono delle società specializzate che fanno tutta questa analisi quotidiana e sparano fuori delle newsletter di aggiornamento, in questo caso qui, dichiaranti doganali, no? Come l'ho ricevuta io, la ricevono pure loro. Certo, sì, però, sì. Però devi leggerla, devi avere il tempo di vedere che può anche sfuggire, no? Oppure magari tu la ricevi domani, la leggi dopodomani, ma l'importazione l'hai fatta l'altro ieri. Sì. Anche questa cosa qui a cui stare attenti. E questo è un esempio veramente chiaro di come funzionano le cose con il diritto americano, dove ti trovi incastrato in una situazione di cui non hai proprio il sentore. Così, se tu hai un codice civile, cioè non è che un giudice si alza la mattina e dice ciao, cambiamo strada. Non è così. No, quindi una volta che il codice lo possiedi, vai avanti. Sì, no? Sì, perché io dico questa storia della first sale rule, c'era anche in Unione Europea. Il vecchio codice doganale comunitario permetteva la stessa cosa che era permessa negli Stati Uniti, ma con l'avvento del nuovo codice doganale dell'Unione Europea l'hanno cancellata, però è stato un trapasso da un codice all'altro, e quindi insomma, c'è più ufficialità a questo cambiamento radicale che ieri si poteva fare, oggi no, quindi oggi ci alleniamo tutti leggendo un codice doganale dell'Unione Europea. Perché poi il giudice che ha fatto questa decisione, lui si basa su principi di tipo generale, che vengono applicati a una situazione del momento. Per cui non è che sto giudice l'ampare cadutato da Marte, lui questi principi giuridici esistevano da sempre. Lui li ha presi, li ha applicati a una situazione, se vogliamo, nuova. È una situazione nuova che fa seguito a tutto quello che è successo a Hong Kong, a quello che è successo con la repressione degli Uyghur in,
in Cina, con l'avvento di una nuova amministrazione presidenziale, insomma, tante cose, no? Anche l'influenza della politica, insomma, non è Tanto. poco, no? Ah, è chiaro che così si lavora un po' sulle sabbie mobili, perché effettivamente uno non ha più certezza, tu devi essere sempre costantemente sul pezzo. E quindi porti DDP. Sì, è chiaro che capisco bene la filosofia americana, a questo punto è evidente quanto l'azienda americana possa temere questo sistema che conosce evidentemente molto bene, quindi l'azienda che italiana invece che offre la sua rete DDP, secondo me se non ha un partner sul territorio americano dall'Italia, è quanto mai improbabile venire a sapere queste informazioni in tempo reale, no? È un campo minato. Ovviamente, volendo vedere le cose in maniera dinamica, se tu azienda italiana hai capito veramente il processo, lo hai fatto tuo e sei determinata ad entrare in America, la capacità di dire ai tuoi clienti questo è DDP, non ti preoccupare, ti arriva a casa senza alcun problema, è un bel vantaggio competitivo, no? Sì, no, quello innegabilmente sì. Nel momento in cui riesco a strutturarmi col partner giusto, con la casa spedizioni, col diciamo il dichiarante doganale americano che è sempre sul pezzo, informato su quel settore, perché immagino che a questo punto sia anche un problema di specializzazioni settoriali, perché chi tratta abbigliamento, chi tratta prodotti agricoli, probabilmente ha anche una formazione ben diversa anche sul territorio americano. Esattamente, esattamente. E quindi, insomma, ecco che in America è cruciale avere il supporto di qualcuno che tutte queste minuzie poi le conosca, perché Sì, beh. possono fare la differenza tra il successo e il disastro. Assolutamente. Poi pensando a, insomma, aziende magari siciliane che sono nel settore alimentare e agricolo, poi penso che in America si apra un tema di Food and Drug Administration non banale, no? Che può avere il suo perché, perché non è neanche quella un'amministrazione di quelle che si gestiscono facilmente dall'Italia, credo. No, no, l'FDA è un altro cruccio, che però anche lì, volendola vedere in maniera positiva, chi deve avere veramente paura dell'FDA? Non noi italiani, che abbiamo una tradizione di produzioni alimentari e di sicurezza nella produzione alimentare ormai quasi secolare, no? Perché qualsiasi produttore italiano sa. Ha adottato un manuale HACCP da sempre, fa le cose in un certo modo, c'ha l'ASL che gli va a ficcare le Fa cose dal controlli. giorno di giorni e quant'altro, no? Quindi cioè, abbiamo una certa cultura e al di là di tutto comunque c'è una cultura di questo tipo, no? Ma chi deve avere paura sono altri paesi, sono magari i produttori cinesi, vietnamiti, cambogiani, argentini o quant'altro, che questa cultura sì ce l'hanno, ma non radicata come la nostra. E quindi lì veramente l'FDA diventa un bell'ostacolo, no? Per noi italiani è un aggiustamento documentale. Per un produttore magari cinese o argentino o brasiliano diventa un aggiustamento strutturale. E quindi con i tempi e i costi che ciò comporta. Sì, indubbiamente sì. Comunque, evidentemente da settore a settore, insomma, ci sono sempre le problematiche molto, molto particolari, no? Una delle ultime attività che abbiamo anche svolto insieme è anche quella complessissima, ritornando un po' al tema delle voci doganali, di capire, no, nel mondo tessile quanto non sia banale dare una voce doganale a un prodotto d'abbigliamento, banalmente. Ci sono due settori stranamente tradizionali, che sono veramente più complessi, le calzature e i tessili. E qui sono complessi a livello proprio strutturale per come sono definiti. E poi abbiamo quel problema del fatto che tutto questo sistema è di stampo medievale, per cui tutto ciò che è novità tecnologica, alla fine, all'interno della classificazione doganale, parte, no, con macchinario tagli metalli, taglio Sì. metalli, freddo a caldo, ADAR. Mamma ADAR, mia. il diavolo devi sistemare, no? Sì. Fai tutto il gioco degli ADAR, ADAR, ADAR. Ah, sì, Un un attimo classico. perso, è un Sì. attimo perso. No, no, sicuramente, infatti vedo che questo comunque, entrando così i principi generali, no, attribuzione delle voci doganali, molto spesso le aziende anche italiane nel sistema di classificazione trovano questa definizione altri di altri di altri, dice, non so neanche più di cosa sto parlando. Questa non sarà mica la mia voce doganale, probabilmente è anche vero che è proprio quella, però è chiaro che
non bisogna neanche commettere l'errore, cosa che invece ho visto fare spessissimo le aziende italiane, dire però io non la cerco neanche quella precisa, vado direttamente sulla generica. No, questo comunque non è lo schema vincente, nel senso che è giusto dare la voce finale generica ad un prodotto solo dopo aver escluso esistere quella precisa. Invece spesso le aziende dicono nel più ci sta anche il meno, ale tutto lì dentro, a posto. Anche perché spesso e volentieri, più spesso che no, nell'other, other, other, lì ti mettono la trappola, no? Per Sì. cui il dazio, che normalmente è 0 o 2%, tu arrivi all'other e 6,5 Sì, sono trappole, secondo me, daziarie, trappole di autorizzazioni, perché più è generica la voce venale, più potenzialmente pericolosa, perché non si capisce esattamente di cosa c'è, e più nei sistemi di venali sono degli alert, ma potrebbe essere un sacco di cose quella voce venale, quindi sa farmi domande, documentazioni, certificazioni che a volte non sono neanche pertinenti per il prodotto, perché la verità è che io non ho quel prodotto, ne ho un altro, l'ho solo classificato male, e mi sto complicando la vita. Io sono convinto che moltissime aziende sbagliano nell'attribuire la voce generica proprio perché non hanno tempo, non hanno voglia, non hanno le competenze di cercare quella precisa e vanno sulla generica convinti di essersi semplificati la vita. La verità è che No, secondo me se la stanno già complicando, oh, tu molto parti già anche. male. Sì, parto molto male, veramente. Sentiamo se dalla regia ci dicono che sei arrivata qualche domanda. Chi è che sta gestendo, Michela? Regia, Oh. Allora, io intanto che le domande arrivano, intanto ne avevo una io che volevo porre ad entrambi, perché dato che tante aziende, da un lato tante aziende in Sicilia si occupano di agroalimentare, quindi magari è un tema che può interessare loro, ma non solo, e che impatta sia lato dogana e sia lato fisco, ed è il tema dell'e-commerce. Come sappiamo, l'anno scorso c'è stata un'impennata, no, con questa pandemia di vendite online. Quindi, qual è anche qui, quali sono i consigli che vi sentite di dare alle aziende che vogliono tentare di esportare, magari in prima battuta tramite i canali online, che magari sono anche più veloci da avviare rispetto magari a una presenza fisica sul posto? Parto io dicendo alcune considerazioni che possono sembrare delle banalità, ma che forse poi così banali non sono. Nel senso che l'e-commerce è una vetrina sul mondo, possiamo definirla banalmente così, quindi è certamente facile commercialmente, no, avere una vetrina in cui può contestualmente, no, vedere il mio prodotto, l'americano come l'australiano o lo svizzero più vicino a casa nostra. Quindi certamente l'e-commerce ha delle potenzialità commerciali da zero a infinito. Però noi non stiamo parlando di download, cioè non è che il mio cliente sto vendendo un file che se lo può scaricare come può avvenire in altri settori. Se noi parliamo di prodotti agroalimentari, di prodotti comunque che qualunque sia il settore di appartenenza sono oggetti fisici, per quel che mi riguarda, doganalmente parlando, vendere tramite e-commerce o vendere con i canali tradizionali non mi cambia assolutamente nulla, cioè l'e-commerce mi diventa la vetrina che mi permette di raggiungere angoli remoti del mondo che forse non avrei saputo raggiungere con i canali tradizionali. Ma quando c'è l'esigenza poi di far arrivare fisicamente il prodotto al cliente americano, per me doganalmente non cambia niente, cioè la merce deve essere dichiarata in dogana in uscita, deve essere dichiarata in dogana in ingresso. Quindi da un punto di vista doganale, visto che non stiamo facendo, no, un esempio di un software che devo scaricare, è un export di qui, è un import di là, devo fare tutti i documenti tipici e tradizionali dell'export di qui e dell'import di là, ci sono da pagare i diritti doganali. E pago pure i diritti doganali quando entro sul territorio destino. Quindi devo dire, perché no? Cioè, si fa anche l'e-commerce tranquillamente, un'ottima opportunità. La pandemia si è abituato anche a diventare bravi nel gestire questo e-commerce. Premesso che uscendo per un secondo negli Stati Uniti, poi sappiamo che dal 1 luglio ci sarà una rivoluzione epocale dell'e-commerce nell'ambito comunitario, ma questo è un altro webinar, è un altro tipo di incontro. Però, andando in un panorama mondo, Stati Uniti, oggi Focus in particolare, e per me l'e-commerce non vedo differenze rispetto all'export tradizionale, cioè alla fine la merce passa in dogana, ha bisogno delle fatture, ha bisogno dei certificati sanitari, ha bisogno di tutto quello che serve per fare export in maniera tradizionalissima, oserei dire. Poi è chiaro che ci può essere il rapporto B2B, B2C, vabbè, vado accanto ad un consumatore finale piuttosto che a un'azienda, però io
pur essendo un sostenitore del fatto che l'e-commerce ormai rappresenti inevitabilmente il futuro, perché ormai io credo che la pandemia ci abbia portato un sacco di disgrazie, ma ci abbia accelerato un mondo che comunque andava già in quella direzione e ha spinto, no, andare sempre di più in quella direzione. Saremo sempre più bravi a farlo, però su questo tipologia di prodotti io non ci vedo rivoluzioni particolari, al di là del fatto che adesso la Dogana sta cercando di dare delle agevolazioni per chi ha dei resi sull'e-commerce, però io vedo ancora un sistema molto tradizionale, prendendo le parole di Lucio, ancora molto medievale, perché per me la dogana è rimasta a tratti, nonostante l'informatica a cui si sta spingendo, al famoso film Non ci resta che piangere, ogni volta che attraversi un fiorino. Oh, è ancora sto fiorino. Sì, non è molto diverso. Siamo ancora a questi livelli. Poi non so se Lucio vuoi aggiungere qualcosa. Ma sull'e-commerce c'è una regola doganale poco nota, che è quella della de minimis fair trade rule in America, che in soldoni dice questo: se quello che tu stai esportando in America ha un valore inferiore agli $800, non paghi dazio e hai una procedura di ingresso semplificata. E quindi sembra una norma fatta apposta per l'e-commerce, no? Perché posso spedire merci di valore non troppo elevato, uno alla volta, risparmiando il dazio. Quando questa norma aiuta? Aiuta in 3-4 settori. Ovviamente questa norma è tanto più favorevole quanto più alto è il dazio in ingresso. E quindi questi sono i 4 settori. Calzature, abbigliamento, tessili e gioielleria. Calzature, abbiamo visto in America ci sono dazi che arrivano anche al 35-36% sulle calzature. L'abbigliamento, anche lì 25, 26, 20 e quant'altro. Il tessile, superiamo il 10-15, se poi ci mettiamo dentro le composizioni miste arriviamo anche al 20-25, e la gioielleria. Il dazio sulla gioielleria è solo il 10%, ma siccome in genere il prezzo del gioiello è abbastanza alto, ecco che anche il 10% si fa la svelta arrivare su un prodotto singolo che costa magari $600-700. E quindi ecco che anche lì un 10% sono comunque $60-70. Il controaltare di questa situazione qual è? Mentre noi da una parte mettiamo il risparmio dei dazi, dall'altra ci dobbiamo mettere l'impegno della spedizione, perché qui dovendo spedire non a pallet o container, ma un prodotto alla volta, ovviamente il costo del trasporto è differente e quindi va confrontato il risparmio del dazio con il costo del trasporto. Io spero ancora di trovare un'entità che riesca a fare un accordo quadro con UPS, FedEx o quant'altro a favore delle piccole e medie imprese italiane, dove all'interno di un accordo quadro uno di questi vettori offra uno sconto sostanziale sulle spedizioni, non so, 25-30%, una cosa di questo genere qua, perché potrebbe essere interessante. Se io vendo che ne so un paio di scarpe da corsa che costano €300 e qui il dazio magari è al 33%, vuol dire che qua il dazio sono $100. Con $100 me ne pago di spedizioni con UPS e FedEx, no? Quindi ecco che la cosa diventa interessante e va vista in questo senso. Se poi questo non fosse possibile per n motivi, il mercato americano comunque è un mercato molto orientato all'e-commerce. Nei 20 anni prima della pandemia l'incidenza degli acquisti al dettaglio via e-commerce erano del 16% e ci ha messo 20 anni per arrivare fin qua l'economia americana. Con 6 mesi di Covid questa percentuale è passata dal 16 al 33%. Quindi l'e-commerce è esploso letteralmente e quindi riuscire ad avere una robusta operazione di e-commerce negli Stati Uniti è una altrettanto robusta opportunità di vendita. Sì, che invece l'Unione Europea, l'Unione Europea, Italia compresa, sta andando nella direzione opposta, perché le normative doganali stanno andando invece a combattere l'e-commerce, nel senso che doganalmente noi abbiamo invece in dogana una franchigia doganale assoluta di €22 sotto la quale
se stiamo parlando per un attimo di importare noi nell'Unione Europea, non viene neanche messo alla bolla doganale, non vengono calcolati i dazi e IVA. La dogana sta avendo paura che invece in quella franchigia doganale si passi un sacco di merce che non vale 22 euro e quindi fittiziamente venga dichiarata per evadere i diritti doganali. Quindi l'intenzione della dogana italiana è abolire quella franchigia per fare in modo che qualunque Giusto, valore dichiari venga dichiarato. è giusto, Questo è. anzi, secondo me dovrebbero abolire e mettere tipo un 5% di e-commerce tax. Sì, almeno per dichiarare e non far passare proprio un buco nero, se no diventa. Punire, Sì, perché tu, perché. quindi tu paghi il dazio IVA più un 5% di e-commerce tax, così impari. Allora, io vi interrompo perché iniziano, c'è qualche domanda. Allora, Vai. la prima, vedete voi se Simona magari potreste iniziare tu la risposta, è di un'azienda che ha registrato un suo prodotto alla TTB con un codice doganale che però a loro parere è sbagliato. Si ritrovano a pagare un dazio del 25% e chiedono se sia possibile modificare il codice. Ma quindi O stiamo se parlando sia di possibile intervenire sulla registrazione TTB per andare a vedere se effettivamente sia possibile applicargli un diverso codice doganale che di conseguenza abbia un dazio inferiore. quindi è un'azienda italiana che vende negli Stati Uniti e ha questo problema del codice. Dal punto di vista doganale. Infatti stiamo parlando di un'azienda che produce liquori Ok, e certo. registrato un prodotto alla TTB e quindi è chiaro che i liquori negli Stati Uniti pagano un dazio abbastanza alto, Certo. ma a loro avviso il codice che gli è stato assegnato non è corretto. Ora, appunto, non so come sia nata questa classificazione di questo liquore. Certamente, lato Italia, l'unico modo che abbiamo per affrontare questo tema in maniera seria e inconfutabile era un po' quello strumento che vi avevo accennato prima, la possibilità di rivolgere una sorta di interpello ufficiale che assume il nome di ITV, Informazione Tarifaria Vincolante, all'Agenzia delle Dogane. Quindi se l'azienda lato Italia vuole affrontare il tema di qual è la corretta attribuzione della voce doganale per dissipare ogni tipo di dubbio, l'unica cosa che ha a disposizione è questo interpello ufficiale all'Agenzia delle Dogane di Roma, organo centrale, in cui si invia l'istanza con la scheda tecnica del prodotto. Penso Ok? che però il problema sia di tipo diverso. Perché? Perché a seguito della diatriba Airbus-Boeing, ricordi? Sì. Quando WTO ha assegnato la causa, ha aggiudicato la causa a favore degli Stati Uniti, gli Stati Uniti hanno sparato una raffica di dazi compensativi, no? Li hanno sparati. Soprattutto nei confronti di Spagna, Francia, Germania e Inghilterra. Però, siccome sti dazi compensativi erano un sacco di soldi, così non riuscivano a riprenderseli, no? Perché erano un sacco di soldi. Allora, che cosa hanno fatto? Hanno detto: vabbè, allora, anche se l'Italia non c'entra niente, comunque diciamo che l'olio italiano non lo daziamo. Il vino italiano non lo daziamo, però daziamo il parmigiano e i liquori. Quindi ecco che il liquore italiano è incappato in questo più 25. Bella guerra. Tra l'altro loro No. dicono che la Ma se registrazione al va. TTB non è stata fatta da loro, è stata fatta da un loro distributore, quindi La insomma. registrazione TTB non c'entra. Cioè, il TTB non parla con le dogane, sono cose completamente diverse. Quindi, qui in realtà, qualsiasi sia la tua registrazione TTB, qualsiasi sia il liquore che tu stai importando e quant'altro, se sei definito un liquore, e qui bisognerebbe vedere la gradazione, per cui se sei al di là dei 14 gradi, sei un liquore, quindi se sei un liquore e arrivi dall'Italia, più 25. E quindi questo è. Però la buona notizia è che l'amministrazione Biden ha cancellato gli extradazi. E quindi bisogna vedere da quando va in vigore l'abolizione dell'extradazio,
ma per i prossimi 4 mesi non ce n'è più, quindi dovremmo aver risolto questo problema. Secondo me non è una questione né di registrazione di TTB né di altro, è soltanto un qualcosa dovuto al fatto che c'erano questi dazi compensativi aggiudicati agli Stati Uniti. Ok. Simone, sì, una domanda. 38 gradi, ma insomma siamo lì. Gradi? 38. 38 è... c'è poco da registrare, o se li cuore a tutti gli effetti, non esci. No. Quindi è così, però la buona notizia è che l'amministrazione Biden questi dazi per i prossimi 4 mesi li ha levati. Comunque consiglierei all'azienda, noi abbiamo il desk Stati Uniti, possiamo organizzare con il desk Stati Uniti, con Export USA, un incontro dedicato, perché in modo che vi confrontate proprio sul tema specifico dell'azienda. Quindi se lo desidera può scriverci un'email all'indirizzo che la mettiamo in chat e organizziamo questo incontro individuale per approfondire un po' meglio. Benissimo. Michela, leggi tu un'altra domanda? Sì. Sì, esatto. Allora, una domanda sulla bolletta doganale. L'importatore acquista vino franco Cantina con etichette già registrate negli USA. Il dazio compete all'azienda per esportare? Quindi stiamo parlando del lato America, immagino. Il dazio. Sì, vendono franco Cantina, il dazio all'ingresso, perché chiaramente quindi è vino. Compete, sì, no? Chi lo deve pagare? Lo deve pagare l'azienda italiana o lo deve comprare l'importatore? Sempre l'importatore. Sì, adesso quando dicono franco Cantina, cosa intendono? È il classico franco partenza nostro. Sì, io intendo l'Exports. Esatto, quindi allora l'azienda italiana nulla ha a che fare con l'operazione doganale di importazione, per cui questo è proprio la classica resa Exports nell'accezione che vediamo noi, e quindi tutto quello che attiene le formalità doganali di import lato Stati Uniti, quindi dal costo dell'emissione della bolla doganale al pagamento dei diritti doganali gravanti su queste merci, tra cui evidentemente anche il dazio, sono a carico dell'acquirente americano, quindi che si intesterà lui la bolla doganale di importazione. Sì. Io penso, insomma, se abbiamo capito bene il termine franco cantina, non può essere che questo, non penso che intendo una cantina americana, non credo che... No. Franco cantina è il produttore italiano. Sì, certo. Hai qualche altra domanda, Michela? Mi dicono allora conviene sempre franco cantina. Vedi, questa è la mentalità italiana. Questa... Perché, no, aspetta, devo dire una cosa, questa azienda è arrivata un po' in ritardo, mi aveva pure avvertito che sarebbe arrivata un po' in ritardo, quindi si è perso il pezzettino. No, clou. Exports. DDP. Il però, pezzettino Exports versus DDP. Esatto. Sì. No, è chiaro che io, sentendo queste parole, tra l'altro mi identifico molto nella mia esperienza, che è un'esperienza del campo, perché io ho 25 anni che tratto queste questioni doganali, e è chiaro che, visto così, un'azienda mi dice: vai, ma conviene Nextwork, che me frega a me di quali sono i dazi all'importazione, non devo pagare costi di trasporto, non devo pagare operazioni doganali, non devo pagare una niente. Però, a luce di quello che diceva Lucio prima, un'azienda deve capire che non è facile vendere franco cantina a un americano, perché l'americano è il primo che vuole l'esatto opposto. Quindi l'americano dice: no, io voglio il DDP, è lui che mi propone il DDP, se vuoi che vendere mi devi vendere il DDP, cioè, no? Spesso non c'è neanche questo margine di trattativa, questa scelta libera, perché è quasi ormai una condizione di accesso al mercato americano questa resa DDP, cioè l'americano impone. Magari nel caso del vino questo importatore fa lui la spedizione, perché in Italia compra magari da 10-12 produttori, consolida e spedisce il container lui. Sì, questo potrebbe essere certamente una dinamica di trasporto, quando iniziamo con i groupage, no? Con queste collettami di merci, ci può certamente anche stare. Poi non so adesso se questo tu, Luce, lo sai, dal punto di vista se esiste una tassa in America simile a accise, nel senso che noi in Italia questi prodotti alcolici
abbiamo tutta una tematica di accise che è drammatica nel mondo intracomunitario, onestamente molto meno nel mondo extra UE, perché i documenti di accompagnamento accisa chi maneggia prodotti alcolici sicuramente conosce, si esauriscono lato Unione Europea con la bolletta generale di export, poi si entra in America e riparte una nuova problematica accise che, Sì, problematica, cioè non è una problematica, perché tu vedi quanto importa il valore, vedi quant'è il grado alcolico, si paga in dogana. Fine della trasmissione. Alla natura del dazio, sostanzialmente, nel senso che paghi per entrare sul territorio, quello che. Niente di drammatico. Sì, no, infatti, invece, perché noi siamo abituati a un dramma intracomunitario, perché nell'intracomunitario chi maneggia prodotti soggetti ad accise deve avere un'autorizzazione accisa a chi vende, e vendere a un soggetto autorizzato accise nell'altro paese, perché nell'Unione Europea il dramma è che le accise non sono una tassa uniformata, ma ogni paese ha la sua. Quindi la difficoltà di chi vende nell'intracomunitario è che io vendo un prodotto soggetto ad accise, ma non so che aliquota deve pagare l'acquirente, quindi devo mandare il prodotto in sospensione d'accisa, ricordando al cliente: pensaci tu a pagare l'accisa, ma posso vendere solo a un cliente che ha un'autorizzazione accisa, non lo posso mandare a un ristorante che non ha l'autorizzazione accisa, invece non so neanche come fare ad andare in dogana a pagare l'accisa, non ho l'autorizzazione. E nell'intracomunitario si vivono questi drammi, che paradossalmente in America è sempre l'importatore che paga tutto quanto. Ok, sì, ma questo in realtà anche noi, se io importassi da extra UE pago l'accisa, noi siamo abituati male da un mondo intracomunitario che dovrebbe essere più facile, perché è più facile nell'interscambio ordinario, ma diventa molto complesso nel mondo dei documenti accisa, perché bisogna fare scambi di merci solo tra soggetti autorizzati accisa. È un'esortazione al contrabbando, Simone. Ma guarda, se io allora se parlassimo di e-commerce, io vi posso dire così in confidenza, non ci sente nessuno, che molte persone, causa anche Covid, hanno perso il lavoro. Ma sai quante persone mi sono venute a cercare dicendo: so che cosa fare oggi, vendo vino su internet. E dico: sì, ma avete capito che cosa state facendo? È facile, l'unica cosa che funziona è il vino. Sì, ma voi avete un numero di autorizzazione accise, a chi vendete? Soggetti che hanno autorizzazione accise? Ah, io non so chi vendo e-commerce. Ma lo puoi fare o non lo puoi fare? Sono più quelli che non posso fare che quelli che faccio. Io vi assicuro che sono straconvinto che molti dell'e-commerce del vino sono irregolari, ma persone che sono improvvisate a commercializzare vino ma non hanno nessuna autorizzazione accisa. Simone, se tu vuoi la mia opinione personale, io ti dico che fanno bene. Questo poi è un commento a caldo. Non perché tu devi evadere le accise, no? Non sto dicendo quello. Se c'è da pagare l'accisa, paghi l'accisa. Però pagare l'accisa non può diventare un inferno in terra per 4 lire. Prova il modo di. E se no, questo inferno che tu hai creato, ovviamente spinge la gente a fare il contrabbando. No, questo è vero. Perché diventa un delirio. È un delirio. Per me la commercializzazione di prodotti soggetti all'accisa, quindi alcolici derivati, se vogliamo petroliferi derivati, ma nel nostro caso il focus è alcolici, nel mondo intracomunitario è un delirio, e effettivamente vedo che molte questi e-commerce alla fine finisce che vendono, ma poi spediscono la bottiglia dalla nonna alla nonna senza farla più risultare nei canali ufficiali, perché se facessero passare i canali ufficiali manca l'autorizzazione accisa di chi riceve il prodotto, e quindi certo. Dovrebbe andare, e quindi capitate, nasce il delirio. Bottiglia in questo modo qua, cioè non è un criminale di professione, no. È cercando di campare, no? Sicuramente, ne ho conosciuti tanti per l'estate della cronaca nell'ultimo anno più che prima, decisamente. Infatti in genere dico, proprio se dovete fare e-commerce fate tutto, ma non il vino, perché non siete strutturati. Perché, ma il vino è l'unica cosa, che una delle poche cose, no, che viene ancora apprezzato da tutti, e quindi è il prodotto di eccellenza, uno dei prodotti di eccellenza. Magari uno li aiuta a strutturarsi nel frattempo. Sì, perché poi c'è la fretta, no? Anche a volte in questione di sopravvivenza, devo partire domani, però poi... Io posso anche strutturarmi, no? Come venditore, però chi poi compra, chi è? Vedi una roba. Un'altra cosa che mi viene fatto di pensare è questo, no? Pensiamo al Principato di Monaco, no? Sì. Se tu guardi al Principato, alla famiglia reale di Monaco, no? Allora, sì. Dio, religione, famiglia, Stato, ordine, legge. Tutti conservatori, tutti per bene, per benisti e quant'altro, no? Adesso,
Quando il Principato di Monaco nacque illo tempore, quella è una famiglia di pirati. Quelli sono sbarcati, hanno bruciato, hanno stuprato, hanno rapito, hanno rubato, e quelli erano. Adesso che i soldi ce li hanno, allora sono Dio, ordine e famiglia. No? Quindi, fuori di metafora, chi spedisce la bottiglia del vino adesso è soggetto a queste leggi, ma queste leggi le ha fatte i pirati di una volta, no? Beh, sì. Non sempre, no, insomma, anche lì bisogna, io la vedo un po' in questi termini qua. Ciò detto, in America l'e-commerce del vino è strettamente vietato. E quindi abbiamo già finito. Perché in America tutta la normativa relativa al vino si rifà anche al periodo del proibizionismo. Ma continuando con la metafora, i Kennedy erano una famiglia di contrabbandieri. I Kennedy hanno fatto il grano contrabbandando il liquore dal Canada ai tempi del proibizionismo. Quindi adesso giocano a fare gli statisti, ma fino a ieri erano una banda di contrabbandieri della pesce. Sì. E poi il mondo finisce così, pelle le regole, ma c'è sempre chi riesce a approfittare. Alla fine, storicamente, così è. Sì, innegabilmente. Ok. Vabbè, se non ci sono altre domande su questa nota così... di colore. Sociologico-storica, potremmo... Storica di come ci si trasforma da pirati a grandi stati. Esatto. Poi è la storia del mondo, se pensiamo ai medici, se pensiamo a tantissime altre grandi famiglie. È la storia del mondo. È la storia del mondo, la storia dei più forti. Si passa dalla pirateria al principato. È vero. Quindi io vi ringrazio, ringrazio Simone, ringrazio Lucio, ringrazio Michela, perché anche oggi è stata una bellissima giornata, molto densa e molto piena di stimoli. Naturalmente ricordo ai partecipanti che il webinar è registrato, quindi chi avesse perso un pezzettino può rivederlo, a breve lo caricheremo sul nostro canale di YouTube. Ricordo alle aziende che stanno partecipando che se vogliono approfondire, avere un incontro per discutere più in dettaglio questioni che sono proprio specifiche della loro azienda, possono scriverci, organizzeremo un incontro insieme ai nostri ospiti. E a questo punto io vi lascio dandovi... nel frattempo arrivano tanti ringraziamenti dalle aziende che hanno partecipato e vi do appuntamento. A questo punto passiamo mese, andiamo al 6 maggio. Al 6 maggio parleremo di una cosa importantissima, non solo sales tax, ma anche una caratteristica che è proprio specifica del mondo statunitense. Voglio dire il Nexus. Lucio e Michela al prossimo appuntamento ci parleranno proprio di questa cosa specifica, che è forse anche un po' diversa dal concetto di stabile organizzazione ed è proprio tipica degli Stati Uniti. Quindi con questo appuntamento ringrazio tutti quanti e ci vediamo il 6 maggio. Grazie Lucia, non so se Michela, Simone volete aggiungere qualche cosa. No. Io solo i saluti, buon proseguimento a tutti, buon divertimento con le dogane a questo punto. A presto. Allora, buona serata. Ciao a tutti, grazie.